Bene, abbiamo deciso tipo 2 orette fa, essendo una bella giornata, il cielo ci ha graziati. Vabbè, mi ero fermato per far passare una persona, ma mi ha guardato male, basta. Abbiamo deciso di fare un giro ad Arcua Petrarca. Penso che oggi parlerò così, sempre con gli occhiali, tipo alla Casey Neistat. Ah, mi soffoco solo te, no, non è vero. Comunque, ecco, vi dicevo, siamo arrivati ad Arcua Petrarca. Sì. È uno dei borghi più belli d'Italia, ed effettivamente... molto carino. Sembra così. Abbiamo appena parcheggiato. E adesso facciamo un giro, prendiamo un caffettino e poi facciamo un giretto con spiegazione storica. Sì, leggiamo su Wikipedia, cosa vuol dire. Esatto. Quindi, il paese ha origini molto antiche. Passa una moto. Hey! Shut up! In questo momento è arrabbiato. Sì. Allora, è stato costruito un castello in epoca medievale, un castello abitato da Rodolfo Normanno. Arcua Petrarca originariamente si chiamava solo Arcua. Successivamente c'è andato il Petrarca. Esatto. Quindi è diventata Arcua Petrarca. Allora, intanto che non c'è nessuno, dicevo che Petrarca conosce Arcua nel 1364, senti quante cose so, nel 1364 dopo una sosta ad Abano, e ci ritornerà per venirci ad abitare, per morire perché era malato, nel 1369 fino al 1374, se non sbaglio, sì, fino al 1374, quando morirà. C'è anche la cosmesi della giuggiola. È tutta una giuggiola. La passione di Giulia, le giuggiole. Le giuggiole. Le giuggiole come Giulia. Che adesso sono sick. Perché secondo Giulia il periodo è? Aspetta che conferma. Aspetta che conferma. Ottobre. Ah beh, sì, ci sta. Ottobre, periodo giuggiole. Quindi non proprio adesso. La cosa carina di questo borgo è, oltre ad essere contro il sole, è che... non c'è praticamente nessuno. Perché è martedì. È martedì, dopo pranzo. Orecchietto, possibile. Per tutti i video delle cugine l'orecchietto. È una cugina nera qua. Ne avrò un cappellino. Comunque. Non c'è proprio nessuno. C'è troppo sole, sto piangendo da un sacco di tempo questa parte. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now, baby I'm lost, I'm fading. Allora, diciamo che il borgo è molto carino. Cioè, sì, per fare una festa. Magari forse mura. È carino per tipo orare il tramonto, che ci sono un sacco di enoteche, quindi uno si può fermare a prendere un aperitivo. Esatto, forse è più con utile. No, vabbè, dai, poi dici. Ma se uno vuole vedere la casa del Petrarca, un'oretta e mezza, se la passa volentieri. Ecco, sì. Comunque mica scemo il Petrarca, perché se ci pensi il clima è un po' più carino rispetto a Padova, cioè, sì, un po' più arieggiato. Capito? Poi vino, quindi lo beve tranquillo e... non c'è nessuno, quindi sei in pace, in tranquillità. Esatto, pace e rilassatezza. Quiete per la tua morte. Esatto. Rilassatezza e spensieratezza. E macchine che ci mestano. E quindi niente, abbiamo fatto una passeggiatina, abbiamo mangiato un gelatino. Adesso proviamo a fare un sentiero. Se andate su www.parcodeicolliugani.com ci sono tutti i sentieri che si possono fare.
nella zona appunto di Abano Terme e quant'altro. Quello che facciamo noi è il sentiero numero 7. La costa. Costa? La costa si chiama. Il sentiero. Il sentiero che si chiama la costa. Parte dalla costa e dovrebbe arrivare al ponte Cala. Sentiero del Monte Calbarina. Esatto, proprio quello che avevo detto io, mi sembra. Quello lì. Parcocolleugani.com comunque. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. La gran parte. Aia. Pessima idea andare in giro con le donne. Pessima idea. Secondo fonti attendibili, questo laghetto, quello lì, è alimentato da fonti termali. Questo laghetto è alimentato da fonti termali.